Siamo al 49esimo congresso della Società Italiana di Neurologia. Con il professor Tedeschi parliamo di emicrania, uno dei temi di questo congresso. Quali sono le novità emerse? Beh, è uno dei temi più interessanti di questo congresso ed è anche uno dei più gettonati. Le sale in cui si è parlato di emicrania erano più piene che negli anni passati, perché finalmente abbiamo dei farmaci specifici per la profilassi dell'emicrania. Questo probabilmente rappresenterà veramente l'inizio di una nuova era. A breve, uno di questi farmaci è già stato approvato dall'EMA a luglio per pazienti che soffrono di emicrania almeno 4 volte al mese. Gli altri sono in dirittura di arrivo, quindi a breve, probabilmente entro l'anno o subito dopo, all'inizio del prossimo anno, dovremmo avere farmaci che servono per la profilassi dell'emicrania. Verosimilmente saranno approvati per le forme ad alta frequenza dell'emicrania o per le forme croniche e rappresenteranno un presidio terapeutico che fino a un po' di tempo fa non avevamo. E quindi questo rappresenta veramente una nuova era. Parliamo di molecole che possono ridurre fino al 70% dei casi, del 50% la frequenza e l'intensità delle crisi, e in una percentuale minore possono ridurre frequenza e intensità delle crisi fino ad oltre il 75%, quindi farmaci certamente efficaci e farmaci che non hanno mostrato effetti collaterali e per i quali non si attendono effetti collaterali che ne ridurranno l'impiego nella pratica clinica. La novità consiste di questi farmaci, in cosa consiste esattamente? Nel loro meccanismo d'azione? La novità consiste nel meccanismo d'azione, cioè sono farmaci che attaccano il CGRP o direttamente il recettore o la molecola del CGRP, che è una molecola coinvolta nella patogenesi dell'emicrania e più precisamente in quel fenomeno di neuroinfiammazione, vasodilatazione che è alla base del dolore emicranico. Ecco, per l'utilizzo nella clinica, quali sono, diciamo, le avvertenze, cioè che cosa il neurologo deve conoscere per utilizzarli correttamente? Allora, per utilizzarla correttamente deve fare una diagnosi di emicrania e su questo argomento probabilmente ci sarà bisogno di fare più attenzione. Perché l'emicrania è una delle discipline neurologiche, una delle super specialità neurologiche che non ha avuto l'attenzione che probabilmente meritava e questo farmaco probabilmente guiderà l'acculturamento dei neurologi che riusciranno con più precisione a fare diagnosi di emicrania. Quindi ci sarà anche un nuovo modo di inquadrare il paziente con emicrania? Sì, credo proprio di sì. Credo che quello sarà uno dei momenti, una delle conseguenze importanti dell'arrivo dei nuovi farmaci. Del resto è un fenomeno che abbiamo già osservato in altre super specialità neurologiche, l'abbiamo osservato nella sclerosi multipla. Prima che arrivassero i nuovi farmaci che hanno modificato il decorso di terapia, la cultura neurologica sulla sclerosi multipla era decisamente meno importante di quanto non lo sia adesso. Negli anni si è sviluppata e io spero che questo succederà anche nell'emicrania. Poi ci sarà il discorso del governo della sostenibilità di questi farmaci che, come tutte le terapie innovative, avrà un costo elevato e quindi ci sarà bisogno di essere precisi e accurati nella prescrizione e anche nella gestione della terapia. Questo non potrà che essere fatto da centri di alta specializzazione. Quindi ci sarà bisogno che si sviluppino più centri, che nascano e si sviluppino più centri ad alta specializzazione. Quindi dovrà esserci anche un messaggio che arriva ai gestori della sanità sulle potenzialità di questi nuovi farmaci e sulla possibilità di utilizzarli anche se i costi sono alti. Certo, perché il costo del farmaco, che ancora non conosciamo, sarà un costo importante. Però se si pensa che un paziente che ha almeno 4 crisi di emicrania al giorno, per quei 4 giorni è un paziente che non potrà andare a lavorare o che se ci va a lavorare renderà di meno, non ne parliamo di pazienti che hanno emicrania a maggior frequenza o di pazienti che hanno emicrania cronica,
In questo caso sono pazienti invalidi che per tanti giorni al mese non potranno lavorare o non potranno rendere per quello che invece potrebbero rendere. Quindi se uno enuclea dai costi diretti i costi indiretti che il soffrire di emicrania ad alta frequenza e emicrania croniche rappresenta, probabilmente il conto tornerà a favore dell'impiego dei farmaci.